Allora, vi presento la gita di oggi, un'escursione con partenza dal lago di Cheggio o lago dei Cavalli. Questo è il lago di Cheggio. Noi siamo partiti esattamente dalla diga, là in fondo, lì c'è il villaggio. E adesso ci stiamo dirigendo al rifugio Andolla. Allora, come stavo dicendo, siamo sulla strada, sul sentiero per salire al rifugio Andolla in Alta Valle Antrona. Adesso vado a recuperare i bastoncini al trekking, abbiamo mangiato due panini strada facendo. Qui si continua in direzione del rifugio, che è ancora un po' distante. Oggi la giornata è molto calda, veramente, cioè, fa un caldo infernale. Ci siamo già dovuti fermare un paio di volte perché comunque i primi caldi sono micidiali. Poi siamo fuori allenamento. Praticamente noi passiamo da qui, vicino a quel nevaio lì, poi dobbiamo girare intorno. Piccolo nevaio che adesso vi faccio vedere se riesco a girare la telecamera. Tac. Qui è veramente bello, è un paradiso. Peccato che ci sono quei nevai lì da attraversare che sono un po' fastidiosi, però basta andare piano, abbiamo i bastoncini a trekking, gli scarponi, tanta pazienza, eccetera eccetera. Adesso qua il rifugio l'ho già avvistato, è in alto lì. Adesso riesco, ve lo faccio anche vedere dov'è. Praticamente il rifugio rimane qui sopra, dove c'è quella cascata lì sotto la montagna piena di neve. Esattamente il rifugio è lì. Quello è il rifugio Andolla. Un altro ghiacciaio, un altro nevaio, scusatemi, da attraversare. Guardate. E noi adesso dobbiamo andare dritti qui. Il rifugio, come avevo già detto nel video, è qui in cima, sotto quella montagna lì con la neve, ecco. E noi dobbiamo andare dritti di là. Dicevo, qui siamo all'Alpe Piana Ronchelli, 1578 metri. C'è anche una bella cappelletta, molto carina. La nostra meta è ancora lontana. Bellissimo. Poi in cima a questa montagna, esattamente su di là, c'è il passo Andolla, dove sono stato tipo 3 anni fa, dove avevo anche sconfinato in Svizzera. Allora, qui sono praticamente vicino al bivacco, bivacco vecchio del rifugio Andolla, e mi ha avvisato una signora che lavora al bivacco del vicino di Stambecchi. Quindi adesso ve li faccio vedere. Guardate che belli. Questi sono gli stambecchi del rifugio Andolla. Guardate quanti sono. Allora, oggi proprio sono baciato dalla fortuna. Come potete vedere, qui dietro ci sono gli stambecchi. Ci sono gli stambecchi. Adesso faccio anche due foto. E qui siamo sempre al rifugio Andolla. Questo qui dovrebbe essere il bivacco vecchio, e di qua invece c'è il bivacco quello nuovo. Io sono veramente felicissimo di essere in questo luogo, e soprattutto poi di aver visto anche gli stambecchi, che li avevo visti una volta al lago del Cingino, sempre in Valle Antrona, ma dall'altra parte delle montagne. Però qui è veramente un'emozione forte. Allora, come stavo dicendo, qui al rifugio di Andolla ci sono gli stambecchi. Sono un bel gruppetto di stambecchi, guardate che belli.
veramente è bellissimo, cioè è un paradiso, veramente merita una visita a questo luogo. E adesso la gita è terminata e possiamo scendere a Queggio. E adesso concludo il video con delle immagini del rifugio Andolla, bellissimo, un bellissimo posto che merita di essere visitato. Lì ci sono le bandiere che sventolano dell'Italia e dell'Unione Europea. Questo è il bivacco, è il rifugio, scusate. Qui c'è una bella fontana a forma di piccozza d'alpinista, bellissima, molto originale. Adesso stiamo scendendo al rifugio Andolla, questo è il paesaggio, in cima qui c'è il passo Andolla e questo è quello che potete trovare nel fiume, dal Cimiciattolo, e poi si passa qui sopra questo ponticello di legno, bellissimo, il paesaggio è da cartolina. Guardate che bello! E di là si scende a Queggio, che è da dove siamo partiti, la località dove siamo partiti, in Valle Antrona. Faccio ancora il video per mostrarvi queste bellezze della natura della Valle Antrona. Il rifugio Andolla è veramente carino. Vi consiglio di andarci almeno una volta nella vita perché merita.